Affascinati dalla bellezza del luogo, Carlo di Borbone e la sua consorte ordinarono nel 1738 la costruzione della Reggia di Portici. In seguito alla scoperta dell'antica città di Ercolano, la Reggia divenne la sede del più importante museo dell'epoca. Studiosi da tutto il mondo si recavano a Portici per studiare o semplicemente ammirare le più recenti scoperte. Tuttavia, oltre all'amore per l'antico, nella corte borbonica il gusto dell'esotico si tradusse nei magnifici affreschi della sala cinese.